anche se fuori il mondo parla per noi, per me. La poussière, la sable, le désert, le ciel ravi, mon cœur, l'Afrique si tu connais, la langue du désert, l'esprit universel, les yeux de les enfants de la guerre. Devo dire che l'accoglienza è perfetta, perché siamo arrivati, proviamo, siamo arrivati in un bellissimo posto, perché davvero il posto è stupendo, tra queste colline dell'Astigiano. Abbiamo già il nostro bel bicchiere di vino. Un cortese, delicato, molto freddo. Un delicato cortese, e soprattutto è stato accolto da una stupenda chitarra. Illustriamo subito questa chitarra. Questa qua è una Telecaster totalmente originale, fine 1959, inizio 1960. E suona. Un pezzo di legno unico, veramente. Questa suona. E non l'avrei mai pensato, perché poi io non sono un chitarrista, è chiaro. Il mio mestiere è un altro. Però suonando questa suona persino bene con me, quindi immaginate un po'. Iniziamo con la prima domanda. Il tuo percorso, tu sei uno che davvero la gavetta l'ha fatta, la musica dal vivo, ma non solo quella. Partirei dalla tua prima esperienza come speaker radiofonico a Radio Canelli. Certo. Quella è stata un'esperienza straordinaria, perché oltretutto, a parte che ci siamo divertiti tantissimo, poi io ho sempre avuto l'idea della radio molto alla, non so, alla Lupo Solitario, no? Uh-huh. Uno dei miei dischi preferiti, per esempio, è Donald Fagg, Nightfly, e mi piace la copertina, no? Con lui, molto, molto moroccano, con la cicca, con il disco che gira. Io avrei voluto sempre condurre un programma di notte, perché la notte è straordinaria e la radio ha una magia incredibile. Ho avuto la fortuna di fare un programma in radio, appunto Radio Canelli, come dicevi, che si chiamava Cuore di Ombelichi Obliqui e Obelischi Obbedienti. La follia regnava sovrana e mettevamo brani che all'epoca erano veramente già un po' fuori dalle righe, quindi si parla della metà degli anni Ottanta, posso dirti Gabriel, posso dire Arms of Love, di Kate Bush e quant'altro. Ci siamo divertiti tantissimo, facevamo cose molto strane, parlavamo oltre che di musica anche di filosofia, ma giusto per, no, c'è un mainstream, un calderone clamoroso. Poi qualcuno una volta disse: non posso assolutamente ripetere quello che è stato detto, però ci fecero quasi chiudere. Ma quanti anni avevi quando li hai iniziati? Avevo 19-20 anni. Io ho cominciato, la prima volta che sono salito su un palco avevo 17 anni e mezzo. Subito dopo ho fatto questa esperienza straordinariamente bella, straordinariamente. Anche perché lì era proprio molto pionieristico, c'erano soldi, no? E ho avuto la fortuna di poterlo fare. Questo mi è rimasto. Quindi ti ha dato modo di sperimentare un po' il contatto con il pubblico anche. Sì. Perché c'erano le telefonate, le dediche? Sì, c'era anche quello, però noi più che altro cercavamo di buttare fuori della musica che all'epoca non veniva molto, molto ascoltata. Cioè, immaginati che, tipo, con tutto rispetto, averne a oggi, però buttavamo fuori cosa su Juju Music, King Sunny A Day, per dirti, no? E noi eravamo, ci sentivamo dei pionieri. Non so se questo è servito a qualcuno, ma se anche uno solo delle persone che ascoltavano il nostro programma, di pazzi, è andato a comprarsi un disco di King Sunny A Day, noi abbiamo fatto il nostro mestiere. Mon cœur, la Frixi tu connais, la langue du désert, l'esprit universel, les yeux de les enfants de la guerre. You can hear my voice.
dopo l'esperienza in radio arriva il periodo della musica dal vivo e quindi le prime band e soprattutto la comitiva Brambilla, della quale io ho un ricordo personale perché giravo in quel periodo anch'io con la mia band e spesso trovavo i vostri manifesti nei locali. Me ne ricordo uno, anzi lo cito, il Public House a Saccadesine, dove salivo sul palco e c'era proprio il vostro manifesto appeso sulla destra. E guarda, tu hai citato Public House, mi fa molto piacere perché è uno dei ricordi più belli della mia vita, sarà sempre uno dei ricordi più belli. Comitiva Brambilla, grande cosa, erano dei pazzi anche in quel caso, non sono mai riuscito a militare in una situazione di gente normale, grazie al cielo, e questo credo che sia un segno del destino, meno male. No, è stato un periodo favoloso. Comitiva Brambilla ha cambiato nome diverse volte. Prima eravamo Under Fire, sotto tiro, cioè roba di una pretenziosità clamorosa, no? Però funzionava. E poi piano piano Comitiva Brambilla, volevamo prenderci un po' meno sul serio, ci siamo riusciti. Abbiamo fatto bella musica, secondo me. Facevamo musica popolare, molto. Anche pezzi francesi, Negresfera, erano i nostri maestri, favoloso. E spagnola, pezzi in dialetto, oserei dire, e purtroppo non mi sono sbagliato all'epoca, che siamo arrivati un po' troppo presto. Il dialetto è venuto fuori molto dopo, però noi facevamo cose in dialetto già molto 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 tempo fa, tempo prima. Eravate proprio un gruppo, io mi ricordo, proprio come dicevi te, molto folk, molto grande. Da coinvolgimento, un po' come sono arrivati, possiamo citarli, sono arrivati poi Modena City Ramblers. Certo, grande. Siete stati i precursori, infatti l'album di Inediti è arrivato dopo un periodo, non è arrivato subito il primo lavoro discografico. Certo, noi avevamo preparato dopo molto molto tempo, a parte i soliti demo, quelli che si fanno, eccetera, eccetera, abbiamo preparato in una sala di registrazione di Sesti Ponente, D'Angelo, grandissimo, non ricordo sempre, con un grande amico, un bel disco, veramente un bel disco. E poi questa cosa rimase nel cassetto. Però circa 11 anni ho lavorato con la comitiva. E sono stati 11 anni straordinari, perché auguro a tutti di vivere 11 anni così. Nel senso, oggi come oggi, secondo me, poi magari mi sbaglio, c'è chiaro. Ho toccato il microfono, un casino. Ciao. Aspetta che lo giriamo bene. Secondo me, quello che manca un po' è la gavetta. E ti assicuro, lo sai bene, cercare di interessare qualcuno che è in un pub, che magari sta mangiando, sta bevendo, sta bevendo la birra, sta chiacchierando con gli amici, alla tua musica, perché ci deve interessare? Perché dovrebbe farlo? No? Gli devi dare qualcosa. E 11 anni così sono stati una gavetta straordinaria. Ho capito che tu alla persona devi dare qualcosa, non suonare, non solo suonare, voglio dire, e non solo suonare bene, ma dare, non lo so. Ti faccio un esempio veloce, scusami. No, solo una curiosità, quanti concerti facevate? Perché vabbè, io ho presente i numeri che si riuscivano a fare in quel periodo in cui era ben accetta la musica originale. Non erano tanti locali, però c'era tanta possibilità e tanta gente interessata alla musica originale. Molto più di oggi. Sì. 70-75 all'anno, che era già un cifrone. E mi ricordo in un locale vicino a Torino, siamo andati a suonare, eccetera, ci prepariamo, cominciamo a suonare la nostra musica francese, il nostro flamenco, no? Tutti il flamenco, eccetera. A un certo punto mi ricordo che arrivano, sono stati una quindicina di bikers, ma il più piccolo era 2 metri, cioè fatti in serie, simpatici. Ho detto, questi ci menano. Cioè, ragazzi, io vi assicuro, un pubblico così bello, educato, si sono divertiti tanto, non ci lasciamo più finire. E noi presentavamo le nostre piccole cose, musica in dialetto, musica francese, spagnola.
del fado, delle cose assurde. E loro si sono divertiti, è stata una grande esperienza di vita. Che non c'era la paura come adesso di sbagliare nel locale, di non fare YMCA perché sennò la serata è rovinata. Non esiste. Adesso siamo veramente a... Non esiste. E proprio quello il fatto, mi sono reso conto del tempo che passa. Sono passati... sono passati 25 anni da quel momento, e 25 anni sembrano pochi, ma in questo caso sono un'eternità. E sono cambiate tante cose. È quello che mi dispiace, cioè non perché siano cambiate tante cose, è giusto che le cose cambino. Certo. Però chi comincia a suonare oggi non... è brutto da dire, perché mi sembra sempre di essere quello vecchio, è vero, va bene, sono vecchio, ok, ho capito. Però noi abbiamo vissuto cose che è difficile che oggi i giovani musicisti possano vivere. Questo mi dispiace un po'. Anche se